Sanderson, uno stimato make-up artist famoso e anche di successo, tra l'altro lavori anche nel gruppo di Luigi Caniebal, dal gruppo. Esatto, sì. E quindi ti ringrazio perché ci accogli presso la vostra sede e appena tenuto un corso. Grazie a voi. Introduci brevemente, insomma, il tuo personale concetto di make-up. Sì, allora, io parto dal concetto che ho preso dalla filosofia del mio maestro a cui devo tanto e tutto, che è Pablo, che è il direttore artistico appunto della Maison Gil Cagnet, che la sua filosofia è quella che appunto è anche scritta qui di fronte a noi, che è: la bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva. Per cui secondo me il make-up è il giusto equilibrio per esternare la bellezza interiore di ciascuna donna, perché non esiste una donna bella o una donna brutta, esiste una donna valorizzata o poco valorizzata, per cui il make-up serve a valorizzare la bellezza di ciascuna donna. E a proposito di make-up, da quando è iniziato il tuo percorso lavorativo ad oggi, quali sono i maggiori cambiamenti tecnici che hai potuto apprezzare? Allora, i cambiamenti tecnici sono stati l'aver dato una personalità che magari era nascosta, non riusciva appunto ad esternare questa sua personalità, e quindi aver bisogno di come poter valorizzare i punti forti del suo viso. Per cui è una soddisfazione grande l'esserci riuscito, e ora le persone che ti incontrano e ti ringraziano per quello che sei riuscito a realizzare sulla persona stessa. Proprio per questo, quando ti trovi di fronte il soggetto da truccare, quali sono le considerazioni che fai per poi decidere il make-up da realizzare? Certo, allora innanzitutto tengo presente l'esigenza della persona, per cui mi devo dimenticare assolutamente di quelli che sono i gusti miei personali, ma tenere presente appunto l'esigenza della persona. E poi chiaramente subentra l'aspetto tecnico, la teoria, quindi il fototipo, vado a controllare il fototipo del viso, la forma per poter capire se evidenziare determinate zone, smussarne altre. Per cui principalmente l'esigenza della persona, e poi subentra tutta la tecnica teorica. Tu infatti hai una grande conoscenza tecnica. A tuo avviso, quali sono le regole che un buon truccatore dovrebbe conoscere e quindi adottare sempre? Certo, sicuramente allora nel nostro mondo non è mai finito lo studio, per cui bisogna sempre evolversi, sempre studiare, sempre praticare, per cui diciamo che per iniziare bisogna almeno avere una teoria di quelle che sono le basi. Quindi il trucco correttivo, capire i punti luce, capire i punti in ombra, capire il fototipo. Che cos'è il fototipo? Il fototipo è il colore della pelle. Quindi in base a determinate regole, poi subentra la pratica, chiaramente. Il nostro blog, Marcel, come sai, parla di bellezza, e quindi la domanda è doverosa: cos'è per te la bellezza? La bellezza, ribadisco, come ho detto poc'anzi, è più che altro esternare la personalità interiore della persona. Quindi per me la bellezza parte dall'interno per poi esternarla con il make-up. Tutti siamo belli, per cui tutto sta agli occhi di chi osserva la bellezza, quindi ai nostri occhi nel guardarci dentro, e soprattutto dagli occhi di chi la osserva al di fuori di noi, per cui la bellezza è la nostra personalità. Prossimamente vedremo su Nuova Bellezza dei tuoi tutorial, e ci sarà anche una rubrica, certo, curata da te personalmente. Certo. Vuoi dare qualche piccola anticipazione al pubblico? Molto volentieri. Ho il piacere appunto di collaborare con Nuova Bellezza, per cui abbiamo ideato questa rubrica dove ci sarà un filologico su alcune argomentazioni dove necessitano principalmente di un discorso teorico. Dopodiché realizzeremo anche la pratica, ovvero dei tutorial su quell'argomentazione specifica, che può essere un make-up di sposa, un make-up
fashion, come realizzare un concept, un total concept dal styling, quindi dalla scelta dell'acconciatura alla scelta dell'abito, quindi un total look perfetto. Qualche anticipazione sui tuoi progetti futuri? Allora, progetti futuri, praticamente adesso inizierò a collaborare anche a Lugano con un'accademia abbastanza importante. Sono contento e felice di poter portare il nome del mio grande maestro che è Pablo, e quindi la Maison Gilles Cagnet anche all'estero. Quindi questa cosa mi ha dato molta soddisfazione, merito anche di Pablo, e poi degli eventi importanti, così come a maggio, il 28 maggio, sarò in Piazza Duomo con il concertone di Radio Italia sulla musica italiana. Molto interessante. Sì. Complimenti per tutti. Grazie. I progetti, Marcel. Grazie a L'ultima voi. L'ultima domanda che vogliamo farti è per tutte le donne che in questo momento stanno guardando la tua intervista. Un piccolo consiglio per il mood primavera-estate 2015. Sì. Cosa non dovrà mai mancare nel beauty case? Nel beauty case non dovrà mai mancare il gloss. Questo è poco ma sicuro, perché comunque il gloss dà lucentezza. E andando verso l'estate, colori caldi, quindi l'estate, la stagione calda, ritornano di moda i colori caldi, ovvero il giallo con l'aranciato. Benissimo, seguiremo il tuo consiglio. Grazie, grazie Marcello. Ciao, grazie. Lavoro.